I think if you create a compelling drama and characters that are believable, you can sustain the audience's attention. I think sometimes the fancy editing that you're referring to is done to create excitement when there is nothing exciting on the screen. And it's unfortunate that this is viewed upon as retro or something that is not contemporary. It's something that may have been lost, again, I feel, in if we're talking about blockbuster movies, because let's face it, the objective is to appeal to as many people as possible. So what I admire about the filmmakers and the style in which this film was shot is that it does go back to a style of filmmaking that I have tremendous admiration for, filmmaking in the 70s, films that have the ability to resonate with you on a deeper level, allow you to think and exist with a character. You know, for me to play a character with you know, I felt that it was very important to convey a sense of loneliness and emptiness that comes with being an ultimate survivor. Because ultimately, what is there? You place yourself and your survival above everyone else's. That means you are the one that survives. And I didn't want to glamorize anything. I feel it's an opportunity to you know, especially in a world that we're so aware of war and we're so aware of the reality of that you have to paint it as a very dark picture. Even if this film is entertaining, even if my character has to be someone who's very dark and grappling with a lifetime of isolation and of committing crimes against the soul. And if you tell a story the way this is told, that kind of character can flourish and hopefully resonate with the audience and have some impact. And I don't think it was necessary. Also, I don't think it was the intention. It's not necessary. I think we used very practical effects. When there was an explosion or fire, there was actually an explosion or fire happening near us. I was covered in flame retardant solutions and gels so that my skin didn't burn. Very exciting, very realistic environment. And that's exciting to make and it's exciting to watch. And you know, they'll continue to make, you know, very much effects driven films. But again, that doesn't necessarily appeal to me because I'm an actor, so I'm looking for opportunities like this. Io credo che in realtà sia stato proprio quando hai un dramma, qualcosa che attira così tanto, che è così profondo, che riesce in un certo senso a mantenere per tutta la durata del film l'interesse e l'attenzione del pubblico. A quel punto non hai bisogno di ricorrere a dei trucchetti. E molto spesso questo tipo di montaggio un po' così, un po' strano, un po' stile videoclip, viene in realtà introdotto proprio per cercare di rendere interessante e eccitante qualcosa che di per sé non lo è, che quindi non ce l'ha questa caratteristica. E è un peccato che questo film venga visto come un film un po' retro, perché è un qualcosa che appunto non è più frequente, non è più comune. E, qualcosa che magari è andato perduto nei blockbuster, perché di fondo poi dobbiamo poi affrontare la storia quello che è. L'obiettivo qual è? Quello di cercare di attirare il maggior numero possibile di spettatori. E
Secondo me questo tipo di fare film, questo stile nel quale questo film è stato girato, è un qualcosa che ci rimanda un pochino indietro il modo di fare film degli anni 70, qualcosa che io trovo molto bello, molto interessante e che riesce a creare un collegamento, a creare una specie di risposta, di eco all'interno del pubblico con il personaggio e che consente quindi al pubblico come di esistere, di vivere con il personaggio. Questo è un qualcosa che secondo me è molto bello, molto interessante, che a volte è andato perduto, perché quello che io, interpretare questo personaggio, ho ritenuto estremamente importante, era il fatto di far percepire questo senso di solitudine, questo senso di vuoto che ti viene dal fatto di essere l'unico e ultimo sopravvissuto, perché tu poni la tua sopravvivenza poi al di sopra di tutto e di tutti, quindi sei tu e il fatto che tu debba sopravvivere. E quindi nei giorni d'oggi, nel mondo attuale, quando sappiamo benissimo cosa significa la guerra, cosa significano certe realtà, quello che io volevo era proprio far provare questi sentimenti, queste cose. Quindi anche se il film è un film di intrattenimento, io volevo creare un personaggio che fosse molto dark, un personaggio che fosse gravato, diciamo, a questo discorso dell'isolamento, da questo fatto di dover commettere dei crimini contro l'anima. Quindi volevo raccontare una storia di questo genere in questo modo per potermi collegare a livello di pubblico, con il pubblico ad un livello più profondo, che non fosse semplicemente quello superficiale. Fondamentalmente noi non abbiamo utilizzato effetti speciali particolari, abbiamo utilizzato degli effetti pratici, abbiamo utilizzato laddove c'era un incendio, dove c'era un'esplosione, era una vera esplosione, era un vero incendio, tant'è vero che io ero coperto con spasso di sostanze nitide, gel, che potevano proteggere, la pelle, lo trovo molto più interessante, molto più bello, perché poi sia farlo che vederlo, credo che questo poi il pubblico lo capisca, anche perché ovviamente come attore io cerco dei ruoli, dei personaggi da interpretare, non mi interessano gli effetti speciali. You have to give a lot of credit to our director as well, who's also a fan, Nimrod Antal, who was also a fan of the original and was very much a part of the creative process as well. But again, Robert created a very good home for all of us and an environment that kind of just encouraged a connection to this science fiction world. Devo dire che è molto interessante poter lavorare con delle persone che sono appassionate, è stato molto bello poter lavorare con delle persone che sono appassionate del genere, che da un punto di vista creativo quindi hanno dato tantissimo, perché hanno una visione speciale, hanno avuto una visione particolare, e questo è stato grandissima fonte di ispirazione. Sono stato molto fortunato perché ho potuto appunto lavorare con delle persone che avevano uno stretto legame con il materiale che volevano realizzare. Peter Jackson, anche lui è fan del genere, quindi mostrava proprio un attaccamento particolare e una anche familiarità con questo materiale, che è stato molto importante. Tra l'altro ci è stato possibile girare il primo terzo del film nella giungla, nella vera giungla negli Hawaii, ed è stato qualcosa di sorprendente, perché eravamo veramente immersi ed era un'ambientazione, era una situazione assolutamente realistica. Siamo rimasti nella giungla, io praticamente mi allontanavo soltanto se dovevo andare in palestra, se dovevo andare a prendere cose da mangiare, però siamo stati lì a lungo in migliaia di acri di questa meravigliosa giungla, è stato miracoloso. Poi ci siamo spostati negli studios Troublemakers con Robert Rodriguez, che ha ricreato in maniera assolutamente realistica quello che era l'ambiente, e tutti i dettagli sono stati curati, sono stati seguiti, e quindi è stato molto bello, molto interessante, perché ovviamente persone così coinvolte sono poi riescono a creare qualcosa di importante. E anche il regista, anche lui un fan dell'originale, è stato parte integrante di questo processo creativo,
questo processo creativo. E Robert è riuscito a creare veramente un ambiente, a creare una casa per noi, un qualcosa che ha consentito, che è stato un incoraggiamento a creare dei legami in questo personaggio. Insomma.